3 novembre 1917. Muore Léon Blois, scrittore francese di raro talento, collerico, bastian contrario. Era un giornalista che odiava i colleghi, un profeta che imprecava contro la modernità, un fervente uomo spirituale infuocato dal desiderio di Dio, che però riusciva a scandalizzare i cattolici. Al culmine dello sforzo di cancellare la fede e la religione da parte della cultura francese dell'Ottocento, ha colto in profondità la tristezza di non essere santi. Léon Blois è stato il primo scrittore moderno a essere menzionato da Papa Francesco subito dopo la sua elezione. Nell'omelia della messa pontificale ha detto: «Quando non si confessa Gesù Cristo, mi sovviene la frase di Léon Blois: chi non prega il Signore, prega il diavolo». La sua ultima opera, Dagli ebrei la salvezza, in cui risalta la sua ricerca spasmodica di essere un degno testimone del Vangelo, è anche un grido a favore degli ebrei in un clima culturale antisemita. Quel che i contemporanei non perdonavano a Blois è oggi un titolo di gloria: non essersi riconciliato mai con i ricchi, per non aver mai smesso di gridare in favore dei poveri.